Il crotonese Fabrizio Ruggero il 26 novembre è salito sul tetto del mondo battendo il francese El Mestar all'Allianz Claude di Milano in un evento sportivo senza precedenti in cui la Calabria ha fatto il tifo per lui portando a casa il titolo mondiale di kickboxing. Io penso che è stata la serata più bella della mia vita, è stata una grandissima emozione e ho visto a mio figlio sulla vetta del mondo, vederlo in quel modo è stata una grandissima soddisfazione e ho pianto di gioia. Si è allenato giorno dopo giorno per questo obiettivo da quest'estate e adesso la città di Crotone gli ha conferito l'encomio solenne. Rappresenta dal punto di vista di crescita personale e di sviluppo della persona. Senta, lei a Fabrizio l'ha visto giovanissimo, che emozione ha provato quella sera? Una grande emozione, io Fabrizio l'ho visto crescere perché da giovanissimo, da adolescente, ha iniziato nella mia palestra e ha dimostrato subito di avere carattere e passione per questo sport, quel carattere che poi l'hanno portato sul tetto più alto del mondo. Il campione WHA Pro, categoria 58 kg, ha avuto quella sera tutta la Calabria vicino. Ero pronto sia mentalmente che fisicamente. C'era tanta Calabria, non solo da Crotone, mi avevano scritto in tantissimi fuori sede, no? Sei un calabrese, verrò a sostenerti, quindi c'era la Calabria e soprattutto l'abbiamo portata in alto, la mia città e la mia regione. Tanti sacrifici da quando da Crotone è giunto a Milano per studiare e dove si è allenato duramente conquistando il titolo campione d'Italia e il titolo di campione europeo. Fabrizio, qualcuno prima mi diceva che questa cintura non è solo placcata d'oro, ma vi sono anche sudori e sacrifici e anche appuntamenti mancati. No, la vita di un atleta non è facile, io penso che anche per questo un atleta sia così rispettato, perché comunque è una strada lunga, è dura, è fatta di rinunce, di tanti 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 sacrifici, però allo stesso tempo le soddisfazioni che ti può dare sono uniche, quindi io sono orgoglioso di aver preso sta carriera e spero comunque di rappresentare sempre Crotone, sempre più in alto e sempre al massimo. Prima abbiamo ascoltato il tuo primo maestro, Sergio Chiodo, ma avresti mai immaginato da quando hai iniziato proprio nell'Alto Terra poi a toccare il tetto del mondo? No, non... sai cos'è? Che forse è un sogno che però non pensi, cioè forse lo vedi come un sogno. Io ci ho sempre creduto e questo ci tengo a dirlo. Voglio ringraziare, importante, il mio team, il team Petrosian, che comunque con quel team ho raggiunto questo titolo, e la mia famiglia, la mia casa. Spero presto di regalare nuove emozioni al mio team, alla mia città e a tutti quanti quelli che mi seguono e che mi vogliono bene. Prima origliavo, sei stato già sfidato. Sono stato già sfidato. Si sa che quando c'è un campione, no? Arrivano tutti quanti e vogliono il trono. Io comunque mi farò trovare pronto, questa volta non sarà in Italia, però ci faremo trovare pronti come sempre. Poi un consiglio per i suoi coetanei, per i ragazzi che vogliono cimentarsi con questo sport. Consiglio, ci devono credere, ci devi credere, la strada non è facile, questo è importante dirlo. Però se ci metti impegno e dedizione, tutto può essere. Cioè io quando ho iniziato non avrei mai immaginato di raggiungere questo livello. Quindi secondo me sta qua. A tutti quelli che mi seguono, alla mia città come sempre, e anche a Sergio che ho iniziato, e